oggi siamo andati al paese di Orsigna, detto anche il paese dei briganti, per vedere il percorso della castagna e del carbone. Arrivati nella piazza principale del paese, siamo stati accolti da Francesca, la nostra guida, che ci ha condotto per tutto il percorso. Insieme alla nostra guida Francesca ci siamo incamminati verso il cannuccio o seccatoio, una casetta di legno con all'interno del fuoco morto che secca le castagne. Il tetto è fatto di pietre incastrate fra loro, posizionate in modo che il fumo del fuoco esca dal cannuccio. Per trasportare le castagne dal seccatoio al mulino c'era bisogno di un ponte e poiché il comune autorizzava solo quello mobile è stato utilizzato il progetto di Leonardo. Usciti dal seccatoio siamo arrivati al mulino, seguendo l'acqua della gora. Fuori dal mulino c'è una grande vasca, con una rete per impedire ai sassi di cadervi. Nel mulino invece si trova la macina per preparare la farina di castagne. Il nome di Orsigna viene da una leggenda molto curiosa. Si narra che in quel paese si rifugiò la principessa Orsina, esiliata perché era di facile costume. Venne accolta insieme a un esercito di donne che la controllavano. Queste prendevano il sole nude sulla collina che ora si chiama Poggio delle Nude. Francesca ha aperto la chiusa. La macina ha iniziato a girare grazie alla forza dell'acqua. La macchina continua a girare anche se l'acqua è stata chiusa. Questo fenomeno si chiama inerzia. L'inerzia è il ricordo del movimento che la macchina aveva prima. Prima finito di osservare il mulino e i suoi meccanismi, siamo andati ad ammirare la capanna del carbonaio. Questa è come una piccola casetta, fatta con terra e legna. All'interno si trovano due letti ed un pentolino. Questa capanna serviva ai carbonai per dormire e per ripararsi dalla pioggia.
La carbonaia è detta capanna Vulcano perché ha la sommità a un foro ed è a forma di cono. Al suo interno si trova il processo di carbonizzazione, che avviene grazie al fuoco morto, trasformando il legno in carbone, cioè avviene con poco ossigeno. Il cinipide è un insetto di colore nero venuto dalla Cina, che in Italia non ha predatori, perciò si è diffuso. Si ciba delle gemme degli alberi di castagno, che poi non riescono a fiorire né a produrre i propri frutti. E qui si conclude la giornata. Si torna a casa. Questa gita ci ha fatto capire molte cose sulle castagne. È stato davvero interessante.